bagnare per estrarre i polifenoli, i colori e gli antoziani. Dalla parte di sopra, e c'è questo capello, che sei quello che si deve bagnare. Inizia la fermentazione. Guardare quella che è la maggior eleganza del prodotto possibile. Guardando veramente come quasi creare, come quasi partorire qualcosa. Era la 37esima settimana del 2019, il 14 settembre, giorno prato di luna piena. E cercavo nella luna quel mistero che ho sempre cercato fin da bambina, no? L'influenza che può dare la luna alla terra di Ponca in questo caso. Il nome gli ha dato la signora Polegato, ma il nome lo attraversiamo anche attraverso il naso. Viva, salute a tutti, grazie a essere qui. Salute, ciao. Viva.